Ciao, sono William Bisacchi di blogbisacchi.it. Oggi ti voglio parlare di come si aprono le finestre, perché anche per aprire le finestre c'è una tecnica che ti consente di allontanare i rischi di muffa, umidità e condensa nel periodo invernale. Quindi, come si aprono le finestre? Se devi aprirle, perché se hai una ventilazione meccanica controllata, se hai una casa probabilmente in classe A+, A3, A4, è garantito che hai questa ventilazione meccanica controllata. Ma se hai fatto una ristrutturazione dove non è presente la VMC, devi aprire le finestre, perché se non apri le finestre, la muffa e la condensa arriveranno. Ma come devi aprirle? Nei periodi invernali devi aprirle spalancando la finestra, non a ribalta o con la microaerazione, che non serve a nulla. Spalancando la finestra crei una corrente elevata di aria molto molto grande, basta pochi minuti, 3-4 minuti, per cambiare tutti i volumi del metro quadro della stanza. A volte parlo con dei clienti che mi dicono: ma io cosa vuoi? Tengo aperto delle ore, tengo aperto tutto il giorno. Pensando di far meglio, in realtà stanno solamente peggiorando la situazione. Perché se io ho tot metri cubi di aria all'interno di una stanza, quando ho cambiato quei metri cubi mi devo fermare. Non è che se tengo aperto di più ne cambio di più. Se sono 30 metri cubi ne cambio 30 e poi chiudo la finestra. Cosa ottengo se invece tengo aperto di più? Ottengo che raffreddo tutti i muri della stanza, i pavimenti, i mobili, qualsiasi cosa che è all'interno. E quando chiudo, la mia umidità risale velocemente e trovo muffa da tutte le parti, perché ormai tutti i muri, tutti i vari elementi della casa sono diventati freddi. Mentre se apro pochi minuti, questo non avviene. Cosa devo fare se ho molta umidità in casa? Devo aprire magari più volte per pochi minuti, ma non meno volte per tanto tempo. Una cosa che non devi mai fare è questa. Ribalta è bandita, ribalta si usa nei periodi autunnali e primaverili. In inverno non si usa la ribalta, non serve a niente. Se vuoi usarla al limite un pochettino mentre fai la doccia, però quando è finito apri tutto e porta del bagno chiusa, altrimenti l'umidità gira per tutta la casa, crea un danno. E invece quando devi usare la microaerazione non mi fare dire una parolaccia, ma è praticamente una cazzata pazzesca. Non serve a nulla, io lo chiamo il simulatore del vecchio spiffero. Ormai è una cosa che tutte le finestre hanno, ma non serve veramente a niente, perché se devo far passare un filo di aria a tutta la finestra, allora mi tengo le vecchie finestre. O no, non sei d'accordo? Per oggi abbiamo finito. Questi sono i consigli su come bisogna areare correttamente i locali. E se vuoi vedere altri video li trovi qui nel blog, se vuoi leggere altri articoli e se vuoi magari documentarti su alcune cose che prima non sapevi, www.blogbisacchi.it. Ciao e al prossimo video!